fissare, è proprio straziante. E fammi una I vera italiana, bassa, ben piazzata come l'abbiamo fatta nel vocalizzo. È proprio è perché è la base poi del sol acuto ed è una cosa penetrante, trafiggente, cioè è proprio una I, è voluto che sia una I. Si getta su una spada che sta nel fuoco, un casino, però proprio veramente profondo come questa, come cioè penetrante. My face. Non andare oltre la I, la profondità della I. Rima. Niente, niente, cioè scavala dentro la I. Andare oltre, non andare ad aprire. Remember me. Vai dentro. Brava, adesso con meno labbra. Cioè rimani nell'ambito di quegli armonici della I. Quindi il suono rimane proprio stabile. Lo tieni proprio là, cioè è una cosa che si stringe, è un pugno nello stomaco. Non sono nemmeno due sillabe diverse, è una cosa che discende da un'altra. Non è... Ed è tutto giocato sull'appoggio, cioè sulla gestione dell'energia, basta ancora una volta. Come se tu piangendo, verosimilmente stessi dicendo remember me, remember me. Fallo diventare uno stringimento ulteriore di quella I ribattuta. Esatto, cioè non è declamato, è sì, pianto, sì. È molto realisticamente pianto. Ok. Sei a... No, è già troppo. Un suono dentro l'altro, mantieni il basso superiore costante. Per esempio, la bocca non si deve spostare, non si deve aprire più di tanto, in acuto non devo sguaiare la vocale, devo cercare un appoggio che è sempre più basso in maniera direttamente proporzionale a quanto è acuta la nota, perché mi serve proprio quel tipo di contrappeso.
E aiutati cercando gesti nuovi, cioè chiediti banalmente, non, se te l'avesse chiesto un compositore su un pezzo inedito, oppure se tu quella nota verosimilmente la dovessi esprimere nella vita di tutti i giorni, in quale occasione la esprimeresti? Come? E il tuo corpo come reagisce? Cioè, se fossi un'attrice che deve recitare, a cui in quel momento è richiesto un suono acutissimo di quel tipo, di entusiasmo, fai questo tipo di ricerca, interroga il tuo corpo, vedi come il tuo corpo genuinamente reagisce a queste necessità e poi da lì ci costruiamo una tecnica per un suono più classico. Ok. Vai, fammi una frase. Allora, sai che prenderla. Perché adesso in questi remember me, la vocale come riferimento, come se fossi un cameriere che sta veramente portando un caffè, se c'è il caffè deve rimanere, per non versarsi deve rimanere sempre su un piano e sei tu quindi che ti devi aggiustare a tutti no, gli sconnettimenti del terreno per non versarlo, per non farlo cadere. La stessa cosa. Il piano del caffè cioè, ha tutto un sistema elastico intorno, che gli si aggiusta intorno, che l'unico che non si accorge di starsi muovendo è il caffè, ok? Più profonda, meno. Proprio la vocale dell'autoconsapevolezza del io. Il cameriere che debba portare il foglietto del conto o un'intera casseruola di brodo, la contenzione ha tipi di difficoltà diversi, ma il livello di difficoltà è sempre abbastanza alto. Quindi è veramente creare un aggiustamento della marcia, no? Come quando guidi, tale che non si senta mai lo scarto, che la macchina non faccia mai, che non arrivi mai a tirare, cioè che deve essere perfettamente liscio. Però dalla prima alla quinta in 10 secondi, capito? È sempre un fatto di contenzione, cioè devi arrivare con lo stesso appoggio, devi conservare l'appoggio iniziale, la tenuta iniziale, senza pesare sulla voce, come tenere aperte le due grandi porte di un saloon per farci passare in mezzo qualcosa che non si può assolutamente fare male. Quindi è un lavoro di resistenza. Ma non lo devi fare tutto in uno, lo devi progressivamente rinnovare per non fartelo pesare. Sempre U. Non perdere la vocale, non andare non perdere quell'aggancio profondo della vocale vera. Non la bloccare nella pronuncia, non la fingere, dilla proprio. Aiutati proprio. Oh! Come? Aiutati proprio con lo yuhu di entusiasmo, visto che è una U ed è funzionale. Questa sensazione. Questa, ok? Che poi è un po' come abbiamo fatto il fry l'altra volta per arrivare al registro di fischio. Non sono sensazioni diverse, devi avere la gola completamente rilassata e devi cercare quell'energia e quell'elettricità prendendola proprio dal basso, senza spostare il caffè, muovere il caffè. Cioè, devi rimanere così e devi solo trovare l'onda di energia giusta, ma davvero dal basso.